nel 2016, quindi a fine gennaio, si presenta in questi uffici un operaio di Ventimiglia, il quale è abbastanza provato anche per il grosso danno economico che ha subito, ma anche per le minacce ricevute, segnala un'estorsione che gli è stata portata ai suoi danni da un pregiudicato abitante nell'Imperiese, in particolare nel ponente di questa provincia, da Sanremo a Imperia. E ci rivela che da luglio a gennaio di quest'anno ha dovuto consegnare a quest'uomo circa 50.000 euro. Di fatto, cosa è successo? La vittima, nell'aprile del 2015, aveva conosciuto una donna su internet, in particolare in una chat abbastanza famosa, e con la stessa aveva intrattenuto una relazione che è durata qualche mese. Durante questa relazione, insieme alla donna, aveva avuto modo di conoscere quello che si era spacciato, ma che non era, per suo cugino. Se non che, una volta terminata la relazione con la donna, che ripeto è durata pochissimo, si fa avanti il cugino, avendo già saputo che l'uomo aveva, che la vittima aveva aiutato la donna con la quale aveva una relazione, dandogli circa 5.000 euro per problemi economici suoi, e ha provato anche lui a cercare di ottenere somme di denaro, però il suo escamotage è stato un pochino più forte, nel senso che lui aveva approfittato, sapendo della relazione che aveva avuto con la donna, aveva appunto riferito alla vittima che circolava una fotografia che ritraeva la vittima e la donna con la quale aveva avuto una relazione durante atteggiamenti amorosi, e che questa foto, se lui non riusciva a pagare colui che la deteneva, rischiava di andare nelle mani del marito di lei, con tutte le conseguenze che ne sarebbero potute derivare. A che ovviamente la vittima, spaventata e pensando comunque di poterla risolvere con pochi euro, accetta e consegna la prima volta circa 1.000 euro. Ovviamente l'estorsore, che poi di questo si tratta, capendo che poteva avere anche vita facile, non sapendo per quanto, ma sicuramente vita facile, ha iniziato a fare pressanti richieste, questo diciamo da luglio fino a fine di agosto, quando 1.000, quando 5.000, dicendo che comunque c'erano stati dei problemi, che non riusciva ad avere la foto, non riusciva a bloccare quest'uomo, perché comunque le richieste erano sempre continue, inventandosi sempre i motivi più banali, ma mettendo sempre a motivo della richiesta il fatto che se la foto fosse andata al marito, sicuramente lui avrebbe passato dei brutti momenti. E così arriva in 2 mesi a spillargli circa 40.000 euro. A questo punto l'uomo ovviamente inizia a finire le sue risorse, perché parliamo di un operaio, e l'estorsore cambia strategia. A questo punto, siccome lui aveva promesso che comunque questi soldi gli sarebbero stati restituiti, che era solo per cercare di bloccare la fotografia, fotografia peraltro mai esistita, questo l'abbiamo accertato ovviamente dopo, inizia a dire che lui vuole restituire i soldi, ma che al momento ha il conto bloccato e quindi per sbloccare il conto gli servono dei soldi, e con questo sistema riesce a tirargli fuori altri 10.000 euro. Quindi alla fine il danno che ha subito ammonta a oltre 50.000 euro. Naturalmente, nel corso dell'indagine abbiamo accertato che anche la donna con la quale aveva avuto una relazione, ovviamente era complice dell'estorsore, il quale a sua volta aveva avuto anche lui una relazione con questa donna, donna peraltro sposata, e quindi è stata al gioco, anzi comunque fungeva da sponda, per cui le volte che la vittima contattava la donna dicendo: guarda, stai tranquilla che comunque sistemo tutto, ho ricevuto delle richieste di denaro, ma la foto non andrà mai a tuo marito, perché sistemo tutto, la donna ovviamente stava al gioco. E per questo motivo è stato indagato in stato di libertà per estorsione. Lui invece è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Peraltro, come pregiudicato, lui già si trovava in affidamento ai servizi sociali,
per un analogo reato commesso nel 2013, del quale si erano occupati i colleghi del commissariato di Sanremo, e anche allora fu sottoposto a misura cautelare, e quindi in virtù di quel fatto era attualmente ai servizi sociali, affidati ai servizi sociali, per cui abbiamo anche interessato il magistrato di sorveglianza che, ancor prima che la procura emettesse la misura cautelare che abbiamo eseguito ieri, aveva sospeso l'affidamento ai servizi sociali e aveva disposto il rientro in carcere immediato, e quello l'avevamo eseguito l'11 febbraio scorso, per cui lui si trovava già in carcere per una nostra richiesta fatta al magistrato di sorveglianza che aveva sospeso l'affidamento ai servizi sociali e lo ha rimesso in carcere. E ieri abbiamo notificato un secondo provvedimento di misura cautelare disposto dalla Procura della Repubblica di Imperia.